L'inverno mite appena trascorso ha aiutato degli insetti fitofagi, soprattutto quelli di piante sempreverdi, a sopravvivere e a svernare senza particolari difficoltà. Per cui su alcune specie, alla ripresa vegetativa, come ad esempio sugli agrumi, è facile trovare degli insetti che sono sopravvissuti all'inverno e che hanno ripreso anche loro la loro attività. È il caso di alcuni insetti succhiatori della categoria degli aleroididi, meglio conosciuti come mosche bianche. Una specie in particolare merita la nostra attenzione qui in Basilicata perché, sebbene non sia ancora molto diffusa, o meglio non abbia una grossa popolazione negli agrumeti coltivati, potrebbe potenzialmente creare molti danni, soprattutto in un regime di basso uso di prodotti insetticidi. In realtà è una specie che da qualche anno ha fatto la sua comparsa su molti giardini. Questo insetto, il cui nome scientifico è l'Aleurocanthus spiniferus, è noto anche come aleurodide nero degli agrumi o falsa cocciniglia degli agrumi, perché le neanidi, cioè gli stadi ancora immaturi, non adulti, sono fissi e succhiano la linfa elaborata, producono molta melata e possono somigliare a delle specie di cocciniglie nere, piuttosto appunto anche queste diffuse sugli agrumi. Sono però degli organismi molto diversi. Gli adulti volano e sono facilmente visibili in piante molto infestate. Dalle prime prove e osservazioni fatte in Basilicata non sembra che ci siano degli antagonisti naturali in grado di limitarli. Questo è il motivo per cui dove arrivano in giardini, dove difficilmente si fanno trattamenti fitosanitari, la loro abbondante melata, che poi conseguentemente fa sviluppare della fumaggine, ricopre e imbratta la vegetazione, intristendo gli agrumi che finiscono per perdere molte foglie e vengono stressati. Il controllo di questi insetti non è facile, né con mezzi biologici né con insetticidi chimici. Per cui chi volesse approfondire questa problematica potrà rivolgersi al Servizio di Difesa Integrata del Lazio, dove io e colleghi specializzati nella difesa potremo valutare e consigliare come limitare questo insetto.